al giorno spendete sui social? Te, Marta? Io moltissime. In realtà esiste una funzione sull'impostazione del nostro telefono che ci permette di controllare quante ore passiamo al giorno sul nostro telefono. Controllavo ieri, io sono a 8 ore e 30 minuti in un giorno soltanto. E 3 ore e 14 minuti solamente su Instagram. Se penso a 10 o anche solo a 5 anni fa, queste 3 ore e 14 minuti le avrei spese leggendo un libro, studiando per un esame, parlando al telefono con un amico o magari anche andando a fare la spesa, cosa che ora non faccio nemmeno più di persona, ma utilizzo un'applicazione per farmi arrivare il cibo a casa. Ed è come se nel mondo di oggi potessimo definire la nostra giornata in base alle applicazioni che utilizziamo, da quando mi sveglio fino alla sera quando vado a dormire. Alle 6:30 del mattino apro Instagram, controllo likes e commenti, controllo le email, vado a fare yoga e per mettermi nella lista della mia classe devo usare un'applicazione. Quando vendo abiti vintage su internet utilizzo un'applicazione per controllare le vendite e le visite. Se sono stanca o stressata utilizzo un'applicazione di meditazione guidata. Alla sera ordino il cibo con un'altra applicazione e molto spesso quando guardo la TV, alcuni TV shows in America non sono già presenti in TV e quindi bisogna scaricare il network in cui vanno in onda sul telefono e con un'applicazione si connette lo schermo del telefono alla TV. Quindi siamo a più di 10 applicazioni in sole 24 ore. Quindi le app quanto ti influenzano nella tua vita quotidiana? Le applicazioni mi influenzano tantissimo, scandiscono e definiscono la mia giornata lavorativa. So però creare un certo tipo di equilibrio, di distanza emotiva tra la mia vita privata e quello che sono i social media, che sono uno strumento di lavoro. Molte persone però sentono la pressione di dover essere e apparire in un certo modo sui social media, ossia postare determinate foto con abiti che costano molto, fare dei viaggi di lusso, e questa tensione è talmente alta che sono obbligate a cancellare Instagram dal proprio telefono per 24 o 48 ore per eliminare quest'ansia, in modo che sono costrette a non controllare l'applicazione. Il discorso del Papa Francesco del TED 2019 è stato per me fonte di ispirazione e di partenza come analizzare i cambiamenti del social media sulla mia identità. Il Papa ricorda che la vita scorre attraverso le relazioni, che l'esistenza di ognuno di noi è legata a quella degli altri. Quindi la vita non è tempo che passa, ma tempo di incontro. L'incontro di cui parla il Papa sta diventando sempre di più virtuale. È un incontro che al giorno d'oggi si sta materializzando con un post, con un commento, con un tag, con un follow, con un unfollow, con uno share. Anche le emozioni vengono sostituite da delle emoji, da questi piccoli disegni che rappresentano delle faccine. Secondo voi un'emozione si può scrivere? Beh, sembra che con le emoji possiamo comunicare uno stato d'animo ed arrivare dritti al cuore. Secondo voi un'email d'amore si può tradurre in una chat con delle faccine? Sembra che le emoji nella fase del corteggiamento abbiano un ruolo più efficace di un antidepressivo, perché sono semplici, dirette, veloci, sono delle vere e proprie microemozioni che hanno il potere di annullare l'attesa. Addirittura è stato creato un dizionario online delle emoji e Facebook ha creato una statistica delle emoji utilizzate per paese. Sembri che l'Italia ha al primo posto delle emoji romantiche. Google, le emoji della faccina che piange da ridere è diventata, secondo il vocabolario di Oxford del 2015, la parola dell'anno. Quindi una non parola diventa la parola dell'anno. Google nel 2016 ha creato 13 emoji che rappresentano la donna nel mondo del lavoro, proprio per creare una parità dei sessi anche nel mondo virtuale. Quindi, accanto all'emoji uomo, l'emoji uomo dottore, oggi troviamo anche l'emoji donna dottoressa. L'emoji addirittura ad oggi con alcune app possono essere personalizzate, possono ricreare i nostri tratti somatici, le nostre espressioni del nostro viso. Quindi, insomma, con l'emoji possiamo veramente toccare quello che noi siamo e diventiamo.
In questo mondo digitale dei social media esistono anche delle entità digitali umanizzate, ossia degli esseri che sono digitali ma che hanno le sembianze di un essere umano, ma la differenza è che non sono reali, ossia non esistono. Mi riferisco a lei. Il suo nome è Lulu Mekila, lei è la prima entità digitalizzata molto famosa su Instagram, ovvero Avatar. Lei, come me, è basata a Los Angeles ed è un influencer a tutti gli effetti. In quanto marchi di moda importantissimi la assumono per postare immagini e video con i loro prodotti sul suo Instagram. Lei però lo ricorda sui suoi post, dice I'm not a human being, non sono un essere umano. Lei è un'immagine prodotta a computer, in inglese si dice CGI, a computer generated image, un prodotto creato in post-produzione. Lei è la prima ad essere diventata così conosciuta, ma c'è un gruppo molto crescente di IA talents, ossia di intelligenze artificiali, che sta prendendo piede sui social media. Per darvi alcuni numeri, su Lulu Mekila ha un team di 12 persone, esperti di marketing, grafica e tecnici, che la disegnano, la creano, la vestono e decidono cosa farle dire. Nel 2017 questo team ha ottenuto un investimento di oltre 6 milioni di dollari per creare quello che è Lulu Mekila, da un fondo che quell'anno è stato quotato per oltre 2 milioni di dollari. Ma secondo voi questa entità digitale, che sembra un essere umano ma che non lo è reale? Mi è capitato di lavorare con uno di questi digital avatar. E l'assurdità stava nel fatto che sui set fotografici venivano utilizzate delle modelle umane come delle vere e proprie controfigure. Venivano utilizzate per indossare i vestiti e realizzare il servizio fotografico. Poi, nella fase di post-produzione 3D, veniva realizzata l'identità di questi digital avatar. I digital avatar non sono reali, la loro influenza è reale. Lil Mekila è molto influente sul social, è stata una delle prime, addirittura possiede un profilo Wikipedia. Lulu Mekila supporta anche delle cause civili e sul social ha addirittura un fidanzato e una rivale. Tant'è che in un post aveva condiviso una sua emozione, disse che quando si lasciò con il suo fidanzato l'unica cosa che la faceva sentire forte era fare lo yoga. Lulu Mekila esprime anche i suoi sogni. Quali sono i suoi sogni? Lei vuole essere di più di quello che i suoi fans si aspettano da lei. Lei vuole essere tutto. Lulu Mekila quindi rappresenta veramente questo limbo generazionale tra virtuale e reale. Lulu Mekila rappresenta questo senso di perfezione che la generazione Z ad oggi ispira. La generazione Z è quella generazione che è nata nel 1997, l'anno della nascita di Instagram. Le tendenze non sono più definite solamente dalle case di moda di Milano, Londra e Parigi, ma dalle ragazze normali che postano foto su Instagram, che condividono la loro vita sui social media. La moda è quindi diventata accessibile a tutti, non più qualcosa di limitato ad un gruppo ristretto di persone. I social media hanno cambiato i canoni di bellezza, magari anche senza che ce ne accorgiamo. Volevo portare appunto alcuni esempi. Lei è Violet Chachki, una drag queen star che è stata riconosciuta grazie al talent show di RuPaul e Vogue America ora la considera una vera e propria icona di stile. Lei invece è Ali, ha 28 anni, l'ho conosciuta di persona a Londra un mese fa per un lavoro, vive a New York ed è la prima modella plus size ad essere utilizzata in una campagna di Victoria's Secret quando il CEO dell'azienda 2 anni prima aveva dichiarato che Victoria's Secret non avrebbe mai usato modelle plus size e transgender. Lei è Winnie Harlow, che a livello di struttura fisica e di altezza è una vera e propria modella da passerella, ma ha la vitiligine dalla testa ai piedi. L'ultimo esempio a me è molto caro in quanto l'ho conosciuta a New York, è India Moore, un'attrice transgender conosciuta per il suo TV show Pose, che è stata nominata Nuovo Volto della Moda a settembre a New York durante i Daily Front Row Media Awards. In questa arena virtuale abbiamo due tendenze. Da una parte abbiamo la ricerca dell'autenticità, del cosiddetto no filter, dove gli inestetismi e le imperfezioni diventano come qualcosa da esibire e da hashtaggare. Stanno nascendo hashtag come diversity, inclusivity, skin condition. In questo caso vorrei fare riferimento a un'esperienza personale, quello con la top model Melanie Godis, modella parzialmente cieca, che soffre di alopecia e di una malattia genetica che non gli ha permesso la formazione delle ossa, dei denti e delle cartilagini.
Lavorando con lei ho ritrovato e riscoperto in lei un forte senso di autoaccettazione, di consapevolezza, di fiducia in se stessa, le quali mi hanno messo fortemente a mio agio. Rimasi colpita quando il giornalista sul set gli chiese: «Melanie, che cos'è per te la bellezza?» Lei rispose: «È la vulnerabilità nella forza, la forza nella vulnerabilità, la purezza di essere fortemente te stessa in ogni momento della vita». I social media, oltre a modificare i canoni di bellezza, il modo in cui facciamo la moda e a definire la nostra giornata, hanno anche cambiato il modo di comunicare. Volevo parlare di tre piattaforme che sono le più importanti e le più utilizzate: il podcast, YouTube e Instagram. Il podcast è una nuova forma di canale radio in cui possiamo ascoltare un esperto parlare di determinate tematiche oppure intervistare un personaggio noto per un totale di 20 o 45 minuti, ma accessibile direttamente dal nostro telefono tramite un'applicazione. Sono stata ospite di un podcast qualche mese fa, molto famoso a Los Angeles e in Australia, fondato da due donne che parlano e appunto danno consigli su come diventare imprenditrici sui social media. Mi hanno fatto un sacco di domande sulla mia storia, su come ho cominciato la mia carriera, su quali sono le cose che sono difficili per me e quelle che mi piacciono di più, e ho trovato questa piattaforma molto efficace per approfondire tematiche sociali e politiche, molto più che un articolo di giornale scritto o stampato. YouTube è sicuramente la piattaforma più importante per quanto riguarda video musicali, comici oppure anche tutorials di moda e di bellezza. Un esempio di talent che è riuscito ad entrare nel mondo della televisione a partire dal mondo digitale è Lily Singh. Lily è canadese di nazionalità indiana e secondo Forbes è una delle YouTubers più pagate al mondo. Con le visite di un solo video di YouTube lei ha guadagnato 10,5 milioni di dollari. Quest'anno NBC le ha dato un canale televisivo proprio per lei, una trasmissione creata per lei. È la prima donna e la prima donna di colore a presentare un late night show, ossia uno show che va in onda dopo le 11 di sera, posizione che da sempre nella storia della televisione americana era ricoperta da uomini oltre 40 anni. Instagram resta comunque la piattaforma più utilizzata per condividere tutti i tipi di contenuti e, come ricorda la modella e attrice inglese Cara Delevingne in un'intervista recente, dice: «Se non fosse per Instagram io non avrei la carriera che ho». Io mi ritrovo molto in questa frase, in quanto se non fosse per Instagram non sarei qui, non farei quello che faccio. E volevo chiudere dicendo che quando i miei fans, i miei amici, le persone che mi seguono mi chiedono: «Ma come si fa a farcela sui social media? Come si fa ad avere un lavoro con Instagram?» Io non so mai cosa dire, perché non c'è una strada precisa, non ci sono regole, non serve avere una laurea, un diploma, ma ci sono due aspetti secondo me fondamentali, che sono avere fiducia in se stessi e avere un'idea. Se si crede che la propria idea è forte abbastanza da poter essere comunicata al mondo, allora abbiamo una voce. Il social media, il digital, non è altro che un mare di queste voci, tutte diverse e tutte imperfette, ma allo stesso tempo di grande valore. Quindi il motivo per cui si riesce ad emergere è per avere una voce unica e definita. Sui social possiamo essere quello che vogliamo. Possiamo essere attori, ballerini, cantanti, influencer. Questo è bello, soprattutto per le persone che fino ad oggi non hanno avuto la possibilità di dimostrare la loro creatività. Il social media è uno strumento dove noi diventiamo creatori di una cultura, è uno strumento assolutamente verticale. Nello stesso momento diventa anche orizzontale per la sua democraticità, è uno strumento che ha delle responsabilità, è powerful, è rivoluzionario. Il mio lavoro mi permette di parlare per immagini. Mi sono ritrovata in una città come Los Angeles, che è catapultata nel mondo virtuale. Non ho fatto altro che considerare questo mondo virtuale come un mare, dove navigare in libertà, esprimere la mia creatività e trovare anche una platea di persone che sapessero apprezzarmi. Quali sono state le parole chiavi della mia vita? Be creative e mostralo al mondo. Senza dimenticare che c'è una differenza tra essere e apparire, tra virtuale e reale.